Bene, completiamo oggi la parte relativa alle tecniche che usano i prodotti notevoli per la scomposizione dei polinomi in fattori e vediamo in particolare il, che non avevo visto la volta scorsa, o mi pare che l'abbiamo visto velocemente, il cubo del binomio. Ricordate che A più B alla terza si scompone, si sviluppa in A alla terza più 3 alla seconda B più 3 volte A B alla seconda più B alla terza. Questo l'abbiamo visto all'epoca dei prodotti notevoli. Adesso si tratta di utilizzare questa relazione non da sinistra a destra, ma da destra a sinistra. Quindi abbiamo questa espressione, dobbiamo essere pronti a riconoscerla, cioè a identificare che cos'è A grande e che cos'è B grande. Facciamo subito un esercizio, un esempio. Immaginate, vediamo se riesco a trovarne uno decente. Ecco, vediamo per esempio questo: A alla sesta, B alla terza, meno 3 mezzi A alla quarta, B alla seconda, più 3 quarti A alla seconda, B, meno un ottavo. Scomponiamo questo polinomio. Qui ci sono quattro termini. Ok? Quattro termini significa escludo la possibilità che sia il quadrato di un binomio, perché sarebbero tre in quel caso. Ok? Inoltre abbiamo due termini, il primo e l'ultimo, che sono dei cubi. Questo è il cubo di... Come faccio a decidere di che cos'è il cubo? Beh, vedo le potenze e le divido per 3. Ok? Perché? Perché potenza di potenza si ottiene moltiplicando gli esponenti. Quindi se qui ho 6, dentro la parentesi metterò A alla 6 diviso 3, che è 2, e B alla 3 diviso 3, che è 1. Poi ho meno un ottavo è il cubo di meno un mezzo, perché 8 è 2 alla terza. Attenzione, qui il segno conta. Nel cubo il segno è importante. Questo però non basta. Devo verificare che gli altri due termini sono i termini che mi servono per completare il cubo, cioè i due tripli prodotti. Se così fosse, qui dovrei avere più 3 volte il primo al quadrato, quindi A alla seconda B al quadrato, per il secondo termine che è meno un mezzo, poi lo scrivo sotto perché non ho più spazio, più 3 volte il primo dei due termini alla seconda b per il quadrato del secondo, meno un mezzo alla seconda. Ok? Allora il primo, questo, mi dà 3 per un mezzo, meno 3 mezzi, alla seconda b al quadrato, alla quarta b alla seconda. Che è proprio questo. Quindi questo c'è. Poi l'altro termine, questo, mi dà 3 per meno un mezzo al quadrato fa più un quarto, quindi viene più 3 quarti alla seconda b. E come potete osservare è esattamente questo. Quindi anche questo c'è. Per cui il controllo ha dato esito positivo, quindi il nostro polinomio può essere scomposto in parentesi tonda, il primo era A alla seconda B, poi abbiamo meno un mezzo, tutto alla terza. Ok? Attenzione, se fallisce anche solo uno dei due termini che non sono cubi, se per esempio qui anziché avere meno 3 mezzi alla quarta e b alla seconda avessimo avuto meno un mezzo alla quarta e b alla seconda o qualsiasi altro coefficiente, questa espressione, l'intera espressione, non sarebbe stata scomponibile come il cubo di un binomio. Ok? Bene, passiamo al prodotto notevole successivo.
poi avremo modo di fare tanti esercizi di questo tipo insieme. Il prodotto notevole successivo era il quadrato del trinomio. Ricordate, A più B più C alla seconda, che dà A alla seconda più B alla seconda più C alla seconda più tutti i doppi prodotti. 2AB più 2 volte AC più 2 volte BC. Ok? Anche qui si tratta di leggerlo al contrario, da destra verso sinistra. Facciamo un esempio. Vediamo. Sono qui. Proviamo questo. X alla seconda, no, scusate, X alla sesta. Più 2x alla quarta meno 2x alla terza più x alla seconda meno 2x più 1. Vediamo se ho scelto l'esempio giusto, spero di sì. Allora, qui abbiamo, se osservate bene, 6 termini. Nello sviluppo del quadrato del trinomio ci sono 6 termini, 3 quadrati e 3 doppi prodotti. Identifichiamo per prima cosa i quadrati. Abbiamo x alla sesta che è il quadrato di x alla terza. Abbiamo x alla seconda che è il quadrato di x e abbiamo 1 che è il quadrato di 1. Quindi i nostri termini saranno probabilmente i nostri a, b e c saranno 1, x alla terza, x e 1. Attenzione, qui bisogna identificare correttamente i segni, perché vedete che non tutti i doppi prodotti hanno lo stesso segno. Ok? Allora, quindi qui per adesso abbiamo identificato i primi tre termini che sono i quadrati. Quindi, ripeto, x alla terza è il nostro A, x è il nostro B e 1 è C. Andiamo a verificare se ci sono anche i doppi prodotti. Dovrebbero esserci più 2 volte A che è x alla terza per B che è x. E abbiamo un 2x alla quarta. E quello c'è. Solo qui. Poi abbiamo più 2 volte il primo A, quindi x alla terza, per il terzo che è C, che è 1, 2x alla terza. Ma attenzione, qui abbiamo un segno negativo. 2x alla terza c'è, ma c'è il segno negativo. Ok? Questo cosa significa? Significa che avendo fatto il prodotto A per C e avendo ottenuto un segno meno, significa che A e C hanno segni diversi. Mentre moltiplicando A e B, questi hanno lo stesso segno perché il risultato è più. Quindi da questo confronto, dato che il segno è negativo, probabilmente C, da questo deduco che C probabilmente è meno 1. Controlliamo anche col terzo doppio prodotto, il secondo, per il terzo, quindi dovremmo avere il secondo termine che è b, quindi più 2 volte b che è x, per c che è meno 1, abbiamo meno 2x, e questo, fatemi evidenziare in blu, è corretto, incluso il segno. Di conseguenza, possiamo identificare il nostro polinomio, fatemelo scrivere qua sotto, come il quadrato di x alla terza più x meno 1. Domande? Tutto chiaro?
Vediamo infine il tipo di prodotto notevole che non avevamo visto in precedenza, che è la somma e la differenza di cubi. A alla terza più b alla terza si può scomporre in a più b per a alla seconda meno ab più b alla seconda, oppure a alla terza meno b alla terza, differenza di cubi, si scompone in a meno b alla seconda più ab più b alla seconda. Esempio. Ah, scusate. Abbiamo visto a suo tempo come ottenere queste espressioni, adesso vediamo come applicarle. Prendiamo, per esempio, ecco, un ottavo x alla terza più y alla terza. Vediamo di scomporre questo. Ok, qui ho una somma, cioè un più, di cubi. Il primo è il cubo di un mezzo x. Il secondo è il cubo di y. Quindi un mezzo x è il nostro a, e y è il nostro b. Interpreto questo come un a alla terza più b alla terza. Una volta che ho identificato a e b, non faccio altro che copiare l'espressione, scusate, l'espressione che mi interessa, quella della somma di cubi. E quindi, fatemelo riscrivere qua sotto. Un ottavo x alla terza più y alla terza vale a più b, dove a è un mezzo x e b è y, quindi un mezzo x più y per il primo termine al quadrato, quindi un quarto x alla seconda, meno il loro prodotto, meno un mezzo xy più il quadrato del secondo, y alla seconda. E questo è concluso. Attenzione, la parentesi, la prima non è scomponibile, è di primo grado, non ha fattori comuni, la seconda sembra un quadrato ma non lo è perché questo non è il doppio prodotto, vi ricordate, qui manca il 2, qui ho AB, questo non è un quadrato perché non c'è il doppio prodotto ma il prodotto semplice. Quindi questa parentesi non è scomponibile. Ok? Ne vediamo ancora una. Magari sulla differenza di cubi. Vediamo per esempio a alla nona meno b alla terza. Qui a alla nona. Nona, a alla nona. Nessun problema. Alla nona è il cubo di che cosa? A alla 9 diviso 3 che fa 3. Ok, meno b al cubo è il cubo di b. Okay, quindi questo lo interpreto come a alla terza meno b alla terza, dove a grande è a alla terza e b grande è b. Per cui non faccio altro che copiare la legge di scomposizione. Alla nona meno b alla, scusate, alla nona meno b alla terza, posso scriverlo come alla terza meno b per il primo termine al quadrato, il quadrato di alla terza è a alla sesta, più il loro prodotto, più a alla terza b, più il quadrato del secondo, b alla seconda. E ho finito. Ok? Attenzione a non estendere questo anche ai quadrati, non si scompone mai la somma di due quadrati in generale. D'accordo?
Ci sono domande fin qui? Bene, allora vi propongo il, abbiamo visti tre, il quarto step, il quarto passo per la scomposizione dei polinomi. Il primo raccoglimento totale, il secondo raccoglimento parziale, il terzo prodotti notevoli, il quarto si chiama trinomio particolare. Okay. Questo è il punto probabilmente più delicato, però lo sarà per un breve termine. Perché? Perché normalmente io tendo a saltare questo punto, perché viene bypassato, viene superato dalle equazioni di secondo grado che faremo l'anno prossimo, faremo prossimamente. Perché? Perché la tecnica che possiamo chiamare adesso il trinomio particolare, okay, è una tecnica che ha la sua applicabilità, cioè c'è un test per verificare se è applicabile o no, che richiede la conoscenza delle equazioni di secondo grado, che non abbiamo ancora fatto. Quindi per adesso è una tecnica che potete tentare di applicare oppure no, senza sapere se condurrà un risultato oppure no. Per questo, insomma, è un terreno un po' insidioso, okay? Quindi verrà superata a breve. C'è una domanda? Sì. Okay. Quindi siccome il testo lo fa e quindi lo metterà negli esercizi, se non lo facessimo potrebbe essere che qualche esercizio non riuscite a farlo, sarebbe un peccato, quindi lo facciamo lo stesso. Okay. Però sappiate che verrà bypassato, lo faremo ma con un'altra ottica a breve, d'accordo? In che cosa consiste? Cominciamo con un esempio. Consideriamo questo trinomio, x alla seconda più 5x più 6. E immaginate di doverlo scomporre. Ok? Scomporre in fattori questo trinomio. Prima tecnica, raccoglimento totale. Non dà esito positivo perché i tre monomi non hanno niente in comune, hanno MCD uguale a 1. Seconda tecnica, raccoglimento parziale. Non posso farlo, è un trinomio. Non posso raggrupparlo, in che modo? Perché se prendessi dentro i primi due termini lascerei fuori il secondo, avrei comunque una somma. Terzo passaggio, è un prodotto notevole? No, perché è vero che è un quadrato, ma 6 non è un quadrato. E 5x non è un doppio prodotto. Ok? Qui dovrei avere, che ne so, 9 e qui avere 6, allora lo sarebbe. Però, osservate questo. 6, fatemelo scrivere in rosso proprio. Immaginate di scomporre 6, 6 non è il numero primo, 6 in fattori primi. Per esempio, 2 per 3. E posso pensare 6 come 2 per 3, giusto? Poi, guarda caso, esatto, 6 e 2, 2 e 3, danno come somma 5. Questo mi suggerisce la base di questa tecnica di scomposizione. Immaginate di scrivere il 5, se lo riscrivo qua sotto, come x alla seconda, anziché scrivere 5, scrivo 2 più 3, x più 6. Dopodiché tolgo le parentesi tonde, ho x alla seconda, quindi più 2x più 3x più 6. Adesso ho quattro termini. È vero che non posso fare l'accoglimento totale, ma parziale sì, perché i primi due termini hanno in comune la x. Posso scriverli come x per x più 2. Gli ultimi due termini hanno in comune il 3. Posso scriverlo come 3, come x più 2. Scusami, più 2 non più 3. Qui adesso i due hanno in comune l'x più 2. X più 2 per x più 3. E quindi ho scomposto i fattori.
anche se non potevo farlo con nessuna delle tecniche precedenti. In questo senso, questo è un trinomio particolare, cioè pur non essendo un quadrato, pur non essendo un prodotto notevole, pur non potendo essere scomposto con le prime tecniche che abbiamo visto, nella prima, nella seconda, nella terza, però è scomponibile lo stesso. Se al posto di 6 ci fosse stato 7, per dire, non sarebbe stato scomponibile. Ok? È chiaro l'obiettivo? Allora, vediamo di generalizzare questo metodo. Nota bene. Immaginiamo di avere due parentesi. X più A per X più B. E facciamo il prodotto, otteniamo x alla seconda più a per x più bx più ab. Okay. I due termini centrali hanno x in comune, quindi potrei scriverli come x alla seconda più la somma tra a e b per x più ab. Quindi in generale potrò scomporre un trinomio con questa tecnica, se posso pensarlo come x alla seconda più la somma di a e b per x più il prodotto di a e b, dove per s ho a più b e al posto di p ho a per b. Se il mio trinomio si presta a questo tipo di formalizzazione, allora potrò scomporlo come A più il primo dei due numeri, x più il primo dei due numeri per x più il secondo dei due numeri. Quindi in generale dovrò vedere se posso trovare due numeri che hanno come somma S e come prodotto P. Come posso farlo? Beh, tipicamente scompongo P in fattori primi. Non sarà un'unica scomposizione in fattori e vedo qual è quella che mi conviene, quella che ha due fattori la cui somma sarà S. Facciamo subito un altro esempio. Immaginate di avere x alla seconda più 8x più 12. Anche questo non posso scomporlo con nessuna delle tecniche precedenti, nella prima, nella seconda, nella terza. Vediamo se possiamo trovare due numeri che abbiano, chiamiamoli A e B, come somma 8, quindi A più B vale 8 e come prodotto 12, A per B che vale più 12. Il fatto che il prodotto sia positivo significa che A e B hanno lo stesso segno. Il fatto che la somma sia positiva vuol dire che entrambi sono positivi. Ok? 12 è un numero pari, quindi potrei scomporlo in, per esempio, 2 per 6. E come vedete, la somma di 2 e 6 è proprio 8. Quindi per A posso prendere 2, per B posso prendere 6. O se preferite, posso scrivere il nostro trinomio x alla seconda più 8x più 12, posso pensarlo come x alla seconda più 2x più 6x più 12 e quindi procedere per il collegamento parziale x per x più 2 più 6 per x più 2 che mi dà x più 2 per x più 6. Oppure una volta che ho trovato A e B posso saltare direttamente all'espressione finale. Okay. Qual è il punto debole di questa tecnica? Non è detto che sia applicabile. Non è detto che abbia che posso comunque trovare due numeri la cui somma è il coefficiente della x e il cui prodotto è il termine noto. Per esempio, nota bene,
questo polinomio x alla seconda, che ne so, più x più 4. Vuoi trovare due numeri che hanno come prodotto 4 e come somma 1. Non ci sono. Questo non è scomponibile. Come faccio a saperlo? Qui sto un po' barando, ok? Perché? Perché io conosco la tecnica che viene dall'equazione di secondo grado per verificare se questo trinomio è scomponibile in fattori oppure no. E questo è il punto debole del trinomio caratteristico, il trinomio particolare, ok? Quindi, al primo anno non si può, siccome non abbiamo ancora fatto l'equazione di secondo grado, non c'è un modo per verificare se ha senso che io vada a cercare quei due numeri, cioè se esistono oppure se non esistono. Questo lo impareremo solo dopo che abbiamo fatto l'equazione di secondo grado. D'accordo? Attenzione, qui, tutto chiaro fin qui? Completiamo ancora con un piccolo passetto, dobbiamo riuscire a farcela. Supponiamo di avere a che fare con questo trinomio. 2x alla seconda meno 7x più 5. Questo assomiglia al tipo precedente, ma non è esattamente la stessa cosa, perché torniamo un attimo indietro, vi ricordate le nostre due parentesi? X più un numero per x più un secondo numero danno comunque un trinomio dove il coefficiente di x alla seconda è 1. Ok? Qui invece il coefficiente di x alla seconda non è 1. È 2. Quindi questo non riusciamo a scriverlo in questo modo, x più un numero più x per un secondo, più un secondo numero. Però, se la tecnica che possiamo usare è questa. Osservate, il primo coefficiente è l'ultimo. Ok? E i 7. 2, 5 e 7 sono parenti? Beh, in realtà il 7 posso pensarlo come 2 più 6, più 5. Okay, quindi questo posso scriverlo come 2x alla seconda meno 2 più 5x più 5 ancora. Tolgo le parentesi. 2x alla seconda meno 2x meno 5x più 5. E qui posso fare un raccoglimento parziale, dai primi due termini posso raccogliere un 2x, rimane x meno 1, e dagli ultimi due posso raccogliere un meno 5, che mi rimane x meno 1. Quindi questo posso pensarlo come x meno 1 per 2x meno 5. Ok, quindi, morale della favola, anche in questo caso posso applicare una tecnica simile a quella che abbiamo appena visto, dove devo stare attento a cosa? In realtà, vediamo se riesco a mostrarvela. Se prendo il primo coefficiente e l'ultimo e li moltiplico, quindi ho 2 per 5 che fa 10, devo trovare due numeri che hanno come somma meno 7 e come prodotto 10, che sono in questo caso meno 1, in questo caso, e meno 5 mezzi. D'accordo? Devo trovare due numeri fattorizzando il prodotto del primo e dell'ultimo coefficiente. Forse conviene fare un altro esempio. Immaginate, vediamo dove l'avevo messo. Immaginate di avere a che fare con questo esempio. 10x alla seconda più, mi sembra di capire, un 7x
meno 6. Anche questo non è un prodotto notevole, quindi le prime tre tecniche non sono efficaci. Vediamo se possiamo scomporlo come un trinomio particolare. Okay? Quindi prendo il primo coefficiente e l'ultimo e li moltiplico. 10 per meno 6 che fa meno 60. Mi servono due numeri il cui prodotto sia meno 60, quindi questo lo interpreto come possiamo chiamarli? Boh, A e B. A per B. In modo tale che il 7 sia A più B. Per far questo fattorizziamo il 60. Possiamo scomporlo in, per esempio, che ne so, 60 è pari, ad esempio, 2 e 30, che sono inefficaci. Oppure 5 e 12. E questi vanno bene. Perché? Perché il prodotto che ottengo, A e B da un prodotto negativo, significa che A e B hanno segno opposto. Se no il prodotto sarebbe positivo. Quindi uno dei due è negativo e l'altro è positivo. Quale dei due? Beh, visto che la somma è più 7, sarà più grande quello positivo. Quindi qui avremo più 12 e meno 5, la cui somma è più 7. Quindi i numeri che mi servono sono più 12 e meno 5. Quindi il nostro trinomio, fatemelo riscrivere, 10x alla seconda più, cos'era, più 7x, 7x, pardon, ok, 7x meno 6. Lo scrivo come 10x alla seconda più 12x meno 5x meno 6. A questo punto posso operare il ricorrimento parziale, dai primi due posso raccogliere per esempio un 2x e mi rimane 5x più 6. Dagli ultimi due raccolgo solo un meno, 5x più 6, e quindi il polinomio viene scomposto in 5x più 6 per 2x meno 1. Ok? Domande? Proviamo un altro di questi. Immaginate di avere 3a alla seconda meno a meno 10. Non è sempre detto che la lettera sia la x, potrebbe avere anche lettere diverse. Anche in questo caso le prime tre tecniche sono inefficaci, proviamo quel trinomio particolare. Quindi prendiamo il primo e l'ultimo coefficiente, li moltiplichiamo. Abbiamo 3 per meno 10 che fa meno 30. Scomponiamo i fattori meno 30. Abbiamo per esempio, potremmo usare il 2, 2 e 15. Uno dei due è positivo, l'altro è negativo, però non ci basta perché 2 e 15 non danno meno 1. Un'altra scelta potrebbe essere per esempio 5 e 6. E in questo caso andiamo bene perché se il negativo è il 6, la loro somma è proprio meno 1, che è quello che ci serve. Quindi il coefficiente di A, che è meno 1, questa parte, la intendo come meno 6A più
più 5a. Quindi il nostro polinomio possiamo riscriverlo come 3a alla seconda meno 6a più 5a meno 10. Adesso i primi due monomi hanno in comune per esempio 3a. Mi rimane a meno 2 e gli ultimi due hanno in comune 5. E ho a meno 2. Quindi posso raccogliere a meno 2 per 3a più 5. Ok? Facciamo ancora un ultimo esempio, poi facciamo esercizi insieme, in cui, attenzione, potrebbe darsi che non ho una lettera sola, cioè solo la X o la A e altri numeri, potrebbero avere, potrebbe essere più di una lettera. Vediamo questo, per esempio. Immaginate di dover scomporre X alla seconda meno 2NX meno 15N alla seconda. Non ho solo X, ho anche la N. Qui però per fortuna il coefficiente di x è 1, quindi devo trovare due numeri che hanno come prodotto, anzi due monomi in questo, a questo punto, come prodotto meno 15n alla seconda e come somma meno 2n. Fattorizziamo il 15. In che modo possiamo fattorizzare meno 15n al quadrato? Possiamo prendere come 3n e 5n. Siccome il prodotto ha segno negativo, i due termini hanno segno opposto. Qui la somma è meno 2n, quindi sarà più grande quello negativo o quello positivo? Certo, quindi metterò il meno davanti al 5. Quindi il nostro trinomio possiamo scriverlo come x alla seconda più 3nx meno 5nx meno 15n alla seconda. Quindi dai primi due possiamo raccogliere una x, che viene x più 3n. Dagli ultimi due posso raccogliere meno 5n, e viene x meno più 3n. A questo punto raccolgo x più 3n e ottengo x meno 5n. Ma abbiamo finito. Ci sono domande? Allora direi che per oggi ci fermiamo qua.